Ciao amici, bentornati su Survival Hacking Inside. Questi episodi vedremo, come già abbiamo visto anche nei suoi precedenti, qualcosa all'interno di un oggetto, magari anche di uso quotidiano, non sempre particolare, ma vediamo un po' al suo interno e cerchiamo di capire cosa c'è dentro. Ma subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella utile per ricevere notifiche per quando esce un nuovo episodio. Se ritenete opportuno mettete un like e condividete gli episodi. In questi episodi dove andiamo un po' a vedere, a scavare all'interno di un qualche dispositivo particolare o comunque anche normale, in questo caso oggi vedremo un oggetto decisamente normale. L'unica cosa che magari è un po' di differente rispetto agli altri è che non è un oggetto particolarmente nuovo e per cui al suo interno troveremo sicuramente qualcosa di curioso che andremo appunto a vedere. Stiamo parlando di un monitor, questo qua è un monitor danneggiato che non funziona più, non vale più praticamente la pena ripararlo, anche perché ha una risoluzione molto scarsa pur essendo grosso, ma è molto vecchio, e ho deciso di utilizzarlo per smontarlo con voi. Questo monitor è molto grande, molto pesante, e sebbene abbia un po' tutte le prese possibili e quindi possa sembrare anche avere quasi un aspetto moderno, in realtà è un display che è tecnologicamente arretrato, cioè è di almeno una o due generazioni indietro rispetto a quello che dovrebbero essere. Non è un display a LED, quindi non è un monitor che ha un display a LED come tutti sono abituati a chiamarlo. Tutti pensano che un display a LED sia formato da una matrice di LED che si illumina. In realtà sì, c'è una matrice di LED, ma il display è comunque a cristalli liquidi, è un normale display a cristalli liquidi come tutti gli altri. L'unica differenza è il tipo di retroilluminazione che ha questo tipo di monitor. Il monitor a LED ha una retroilluminazione fatta da LED, mentre invece il monitor di generazioni precedenti hanno una retroilluminazione fatta in un modo differente, che poi andremo a vedere, un modo molto curioso. I LED forniscono sicuramente due vantaggi: uno, un assorbimento inferiore, una dimensione inferiore e un'illuminazione decisamente più, come dire, gestibile. Ed è grazie a questa gestione dinamica della retroilluminazione che è possibile migliorare notevolmente quello che è l'aspetto visivo dell'immagine su uno di questi display di nuova concezione. Una matrice molto fitta di LED che retroilluminano il pannello interamente qua consente di fare della retroilluminazione selettiva, e quindi se c'è un'immagine molto scura su un lato e molto chiara sull'altra, sapete voi che gli LCD funzionano al contrario, non generano luce gli LCD. Gli LCD funzionano oscurando la luce, quindi il retroilluminatore dietro è sempre acceso in tutti i monitor o in tutti i display a cristalli liquidi. Il retroilluminatore è sempre acceso con luce bianca molto forte e l'LCD chiude e oscura questo bianco facendolo diventare nero. E la sua difficoltà è che, benché sia una matrice fatta molto bene, tra un pixel e l'altro c'è sempre una microfessura che fa passare parte della luce bianca che sta dietro, e quindi anche a un display completamente oscurato con tutti i pixel che oscurano il retroilluminatore, un po' di luce passa attraverso il retroilluminatore e questo diminuisce quindi di fatto il contrasto, cioè il nero non è nero. Infatti un display non di qualità eccelsa che mostra un'immagine nera, se andate in una stanza completamente buia vedrete che la stanza è illuminata comunque, perché della luce fuoriesce comunque dal pannello. Allora, per migliorare questo tipo di problematica, vengono pilotati dinamicamente i retroilluminatori. Essendo che la matrice di LED è talmente fitta che non pareggia la quantità di pixel che sono disponibili nell'immagine, perché se questo monitor è 1280x1024, non ci saranno 1024x1280 LED dietro, ma ce ne saranno magari, che ne so, 100%, facciamo finta che sia 100x150 matrice di LED, molto fitta ma comunque non corrispondente ai pixel, ovviamente, però indubbiamente possono far
spegnere una certa zona dove l'immagine si sa che è completamente buia, qua, o è nero tutto lo schermo, addirittura se lo schermo fosse tutto nero, con i LED che hanno un tempo di risposta molto rapido, si potrebbero spegnere e quindi fare un contrasto molto elevato e comunque regolare anche la luminosità del pannello dell'illuminazione in base alla tipologia di immagine, in modo dinamico. Questo aumenta notevolmente il contrasto del pannello. Diverso è per gli OLED. Gli OLED invece sono dei pannelli fatti di materiale organico che si illuminano e quindi quando gli OLED sono spenti il pannello è nero e non emette luce di alcun genere. Questo che è un pannello di vecchia generazione lo andiamo ad aprire e vediamo che cosa c'è dentro questo monitor e quali sono i suoi misteri che lo... Allora, per aprirlo probabilmente è incastro, come quasi sempre sono questi oggetti. C'è la cornice che è incastrata. Adesso, siccome il monitor che poi è rotto ed è destinato alla discarica, non sto qui tanto a fare l'apertura gentile, eh. Lo apro brutale perché tanto... Anche per non fare un video di 6 ore per vedere cosa c'è dentro un monitor. Stiamo quasi riuscendo a togliere la cornice, che è tutta in incastri. Chissà chi li deve riparare, se ha un attrezzo per riuscire ad aprirlo senza rovinare niente. Se poi qualcuno li ripara. Allora, sul pannello frontale abbiamo dei pulsanti per l'accensione, per il comando, che è un piccolo circuitino stampato che vedete qua, con un connettorino che si è già staccato e va bene. Diciamo che non è che ci interessi in particolar modo. Ora vediamo di capire come viene fuori questo pannello, che quasi di sicuro è avvitato con queste due viti. Ed ecco che è venuto via il retro. Come vedete qua c'è tutta la parte meccanica che è di ferro, molto molto ferroso e molto schermato questo monitor, per contenere tutto quello che è necessario per farlo funzionare, che ci sarà quindi una parte elettronica, quindi una parte digitale. Qui abbiamo un connettore che andiamo a togliere. Ci sono due USB, perché questo monitor qua contiene pure un hub USB, per cui c'ha una presa USB da collegare al PC e poi offriva due USB laterali. Questo per avere la comodità, per chi ce l'aveva sul tavolo, di avere anche delle USB laterali. Questo potrebbe anche essere utile. Vi dirò che me lo tengo, questo circuitino qua, perché le prese USB in qualche modo possono sempre venire utili. Tolto il filtro di metallo, rimane un circuitino con le prese USB, un paio di condensatori elettrolitici, un po' di filtri, per cui c'è già tutta la parte filtratura che ce la teniamo buona. Qua vediamo un po' com'è, ci sono delle viti qua. Stacchiamo i due connettori qua. Questi sono i connettori di una parte interessante che poi vedremo. Poi abbiamo questo adesivo metallizzato che serve per mantenere la schermatura tra questo pezzo e questo pezzo in maniera elettricamente conduttiva. Qua abbiamo il connettore del pannello cristalli liquidi che andiamo a togliere. Abbiamo poi delle vitine qua. Bene, qua abbiamo tutta la parte elettronica, che questo è sicuramente l'alimentazione. Questo monitor qua, io so già che tipo di difetto ha. Purtroppo non è un difetto di circuito elettronico, il monitor funziona perfettamente da tutti i punti di vista, ha solo un unico problema, che è quello che affligge tutti questi modelli di monitor pre-LED, che adesso andremo a vedere il loro bel problemino, qual è, ed è curioso quando lo andremo a vedere. Per chi non conosce questo tipo di tecnologia rimarrà un po' sorpreso. Per chi la conosce sa già tutto e buonanotte. Allora adesso devo smontare due connettori. Questo monitor ha sia la presa VGA, poi c'è il DVI e anche il DisplayPort. Quindi non era un monitor proprio vecchissimo
diciamo che già come prese era messo bene, poi dopo in realtà è ancora visibilmente di tecnologia precedente, più che altro per il pannello. Elettronicamente, tutto sommato non è neanche è allineato. Allora, questo è il connettore dei pulsanti anteriori di comando. E già pensate, questo monitor ha come componenti solo di praticamente parti metalliche, che sono mezzo chilo di filtri che erano fatti bene, perché questo suo monitor, questo era un monitor HP, per cui era di qualità. Quindi quando ci sono certi marchi in ballo, loro non scherzano sulle filtrature, su tutto quello che sono le parti critiche. Allora, aspetta che sposto il pannello per evitare i riflessi che sicuramente sta facendo, per andare un po' a visionare queste schede. Queste schede che adesso togliamo, con i relativi connettori, cavetti e connettori che possono sempre essere utili. Mettiamo qua il materiale che intendo riciclare. Questo è il connettore per il display, che lo tengo, ma non è che io riparo monitor o roba del genere, quindi non mi interessa più di tanto. Bene, abbiamo la parte, diciamo, di controllo digitale del monitor, che è tutta qua, è praticamente realizzata da un single chip. Questa invece è la parte dello switch USB, per cui niente, c'è questo cipettino, qui entra cavo USB che poi va al computer, qua c'è un micro componente che fa da switch USB, che poi col suo cavettino si collega a questa doppia porta. Quindi questa parte elettronica in realtà non fa parte del monitor. Qui abbiamo un po' di alimentazione, vedendo i cipettini un po' di potenza. E poi qua abbiamo l'integrato magico che fa tutto, tra l'altro è dell'ST, ditta italiana, qua vicino a me, che vedo qua, se mi affaccio al balcone vedo l'ST, quindi sono vicino ad Agrate per la cronaca. Sto guardando se c'è un date code per capire di quando è. Pensavo che fosse più nuovo, ma direi che i date code sono quasi tutti del 2010. Questo è del 2009, questi del 2010. Quindi questo monitor ha ben 11-12 anni. Pensate quanto non è nuovo. Quindi questa è la parte dove c'è il convertitore analogico digitale per pilotare il pannello e il gestore di tutti i vari tipi di ingressi per poi portarli in uscita per il pannello a cristalli liquidi. Questa sarà una scheda universale che può pilotare diversi tipi di pannelli e poi in base a come verrà programmata la memoria che c'è sopra si configura per, penso che sia un integrato generico sfruttato. Bene, poi abbiamo la parte invece di alimentazione, fondamentalmente un alimentatore switching che ha dentro un po' tutte le quello che serve per far funzionare il monitor, che poi di base sono un paio di tensioni, sarà 5 volt, 12 volt, e poi vabbè, c'è la parte per il retroilluminatore, sempre che andremo a vedere. Curioso il tipo di realizzazione, che monta due circuiti stampatini montati così, per cui non so bene, mi sembra una cosa economicamente valida, sembra che costi di più fare delle cose del genere, ma ci sarà un motivo forse. Bene, questo comunque è un normale alimentatore switching classico per far funzionare completamente il monitor. Ma ora passiamo al bello, tutto il nostro bel aggeggino. Allora, questo è un pannello di protezione che nasconde la magia di un monitor, cioè quello che effettivamente fa funzionare un monitor, che è tutta questa parte elettronica. In parte è visibile e in parte non è visibile, perché è su questi connettori flessibili che poi adesso quando andremo a smontare questo lo vedremo. Ma per fare quello che ci serve o che vorrei farvi vedere, bisogna togliere la cornice di questo pannello che tiene insieme un po' tutto, perché noterete che il pannello a cristalli liquidi di questo monitor è una cosa abbastanza elaborata e complessa. Adesso cerchiamo di togliere la cornice che lo tiene assemblato per andare a vedere tutti i vari suoi pezzettini. Questo è il contorno, il tutto. C'è ancora un supporto di plastica incastrato e andremo a togliere in qualche modo. Ci sono qua degli altri punti dove è tutto incastrato. Come dicevo, un monitor che non mi serve più, per cui lo togliamo delicatamente. Oh, eccolo qua. Qua è venuto via. Si è venuto via sonoramente. Allora, prima di vedere questo che è il cuore di tutto il display, vediamo invece quello che è il tallone di Achille di questo tipo di monitor, che è tutto quello che ci sta qua dentro.
qua dentro ci sta tutta una serie di cose suddivise in layer. Per toglierlo bisogna però purtroppo anche cercare di togliere questi supporti di plastica. Ecco, così, delicatamente. Ed ecco che dovrebbero venire fuori tutti. Allora, il cuore di un display di questo tipo, per il momento, non parliamo di quelli a LED, quelli a LED sono quelli che oggi sono i display, chiamiamoli moderni, è tutta questa po' di roba. Che cos'è tutta questa roba qua? Questo è il retroilluminatore, che peserà un chilo e mezzo. Fondamentalmente è un pezzo di plexiglass gigantesco, che pesa tantissimo, trattato con questi alveoli qua. Perché? Perché devi diffondere la luce in maniera omogenea su tutto lo schermo. Quindi deve riuscire a diffondere in maniera uniforme la luce in ogni punto dello schermo e quindi in tutta la sua superficie. Allora, per fare questo si usa un materiale apposito, adesso non so che cosa sia, un policarbonato speciale, che se sottoposto a illuminazione si illumina in maniera uniforme. E qui c'è tutta la tecnologia e lo studio di questi display, è sempre stata da quel punto di vista. Sul retro ha un diffusore bianco per fare in modo che ci sia una migliore riflessione, quindi questo è il pannello, dietro ha questo qua bianco e quindi facilita la diffusione. Poi sul fronte ci sono tutta una serie di ulteriori strati e layer di materiali vari. Anche qua tutti dove c'è lo studio maggiore. Questo è un diffusore traslucido particolare, adesso è difficile farvi capire, comunque materiale traslucido opaco, opalino, che quindi migliora la diffusione. Dietro ancora c'è un pannello speciale che è una sorta di lente di Fresnel, adesso anche questo farvi capire com'è, però se vedete io ho un cacciavite solo qua dietro e una sola mano, ma forse voi riuscirete a vedere che se ne vedono due di cacciaviti. E io lo sto mettendo dritto e si vede piegato a 45 gradi. Quindi una sola fonte di luce posteriore procura quasi un'illuminazione verticale. Cioè tu lo illumini qui, in questa zona, e lui si illumina in modo verticale. È una sorta di lente di Fresnel che fa un effetto particolare, insomma. E anche questo serve per fare la diffusione. Un ulteriore traslucido che fa ulteriore diffusione. E tutto questo po' di materiali che ci sono studiati dagli ingegneri per riuscire ad avere una diffusione perfetta della luce. Ma perché serve diffondere in maniera così perfetta la luce? Perché la luce da dove arriva? La luce arriva da queste lampade che sono il problema di questi monitor. Cioè questo monitor non funzionava per colpa di queste lampade. Questa lampada che adesso sto cercando di tirar fuori senza distruggerla, anche se non è facile. Ora forse ci riesco. No, sì, ci riesco con un tronchesino se taglio il filo che la tiene. Questa è la lampada che sta sulla base con questo supporto metallico, così come l'avete visto qua sotto. Serve per illuminare in maniera radiale, cioè per cui questa è una lampada al neon, ragazzi. È semplicemente un tubo fluorescente, come le lampade al neon, quello che si usavano una volta, che avevate come lampade negli uffici. I tubi al neon, quelli cilindrici, solo che questo è piccolissimo, è da 2 mm. È un tubo al neon che fa luce bianca, molto fredda, che illumina il retroilluminatore solo su un lato. E ce ne sono una coppia, ce n'è anche una sopra. Ecco qua l'altra lampada. E anche questa tagliamo via il filo, se no non riusciamo a tirarla via dal supporto. Queste sono due lampade fluorescenti che sono poste una sopra e una sotto al pannello retroilluminatore e si illumina tutto grazie alla conformazione del pannello di policarbonato e tutti i vari strati che ci sono di diffusione, in modo che
solo con due sorgenti di luce ai lati in realtà si illumini tutto in maniera uniforme. E lo sforzo è notevole, perché se ci pensate queste emettono molta luce e in teoria dovreste trovare che il retroilluminatore, là dove c'è la fonte di luce, è più illuminato e tende a illuminarsi sempre di meno verso il centro. Quindi abbiamo un centro meno illuminato e due laterali molto illuminati da questi due tubi fluorescenti. Ma di fatto invece, grazie a tutto uno studio che è stato fatto, e probabilmente questo pannello ha una serie, cioè non è che si vedono, e adesso magari non si riesce a vedere, o ve li farò vedere poi in qualche modo, forse da questa telecamera si riescono a percepire, proviamo a spegnere anche la luce. Se vedete, la diffusione di questi piccoli alveoli esagonali diventano sempre più fitti fino a diventare molto quasi completamente presenti, e via via si diradano. Questo per fare in modo che l'illuminazione che arriva da qua, che è molto più forte, viene riflessa meno, in maniera progressiva, sempre di più. Qua in questo punto centrale viene riflessa molto di più, appunto perché c'è questa difficoltà nel poter diffondere meglio. Se li guardate, proprio sono, qua è tutto quasi bianco, e qui invece pochissimo. Anche negli angolini c'è una diffusione maggiore, proprio negli angoli, perché evidentemente sono dei punti che erano molto scuri, gli angoli, allora aumentando, c'è tutto uno studio questo qua, per cui il deposito di tutti questi pirolini bianchi che ci sono su questo policarbonato sono studiati per fare in modo che con questa diffusione di luce, grazie a questi tubi fluorescenti non uniforme, perché sono solo sopra e sotto, si riesca comunque a rendere abbastanza uniforme in modo preciso, e avranno fatto tutto uno studio per solo il deposito di questi pirolini bianchi qua, e poi i vari diffusori con tutta la loro tecnologia. E questo è il tallone di Achille di questi monitor, che si scaricano i tubi fluorescenti e non si accende più il monitor, quindi tu lo accendi e non si vede l'immagine. Se tu lo illumini con una torcia, travedi sotto qualcosa, ma manca la luce dietro, e per ripararli bisognerebbe sostituire questi due tubi, che, per come avete visto, per arrivarci bisogna smontare completamente tutto il monitor fino a riuscire a sostituire questi, che non è neanche tanto facile, e con la possibilità che magari non funzioni più niente. Quindi decisamente non è conveniente e non vale la pena. Poi è un monitor di 10 anni, ragazzi, ha già dato la sua vita che doveva. Ma ora vediamo il pannello invece a cristalli liquidi. Pannello a cristalli liquidi, che è un semplice pannello con un polarizzatore, dove qua dentro nel vetro sono tracciati tutti a righe e colonne tutti i vari pixel sui tre strati, sui tre layer dei tre colori. Ovviamente questo è un monitor a bassa risoluzione, io li riesco a vedere, voi magari no, ma ve li farò vedere in qualche modo col microscopio. Si intravedono proprio i pixel, e quindi si vedono a occhio nudo, poi con la lente si vedono ancora di più. E la vera magia dei cristalli liquidi, qualsiasi display cristalli liquidi, quelli più piccoli, quelli più grandi, questo in questo caso è un display grandicello, sarà 1280x1024 se è un Full HD, non ne sono neanche convinto, ma può darsi. Tutta la magia è data da dei circuiti integrati, dei multiplexer molto molto piccoli, che sono poi questi qua, che se riesco a farveli vedere in qualche modo, ve li farò vedere col microscopio. Innanzitutto noi entriamo qua con pochissimi fili, come vedete il flat d'entrata ha praticamente, si vede qua, 6, 12, 18 fili, che sono dei segnali digitali per il controllo RGB dei tre colori, però sono sostanzialmente dei collegamenti seriali. Poi in realtà bisogna andare a eccitare tutti i 1024 per 1280x1024 pixel, per cui tanti bei pixel, per di più uno per colore RGB, quindi sono tutto a triplette, quindi sono tanti pixel e tanti segnali elettrici da gestire. E come si fa a gestire tutti questi segnali, così tanti segnali elettrici, partendo da pochi? Semplicemente multiplexandoli. Quindi ci sono tutta una serie di multiplexer che convertono il segnale, non so, da seriale a parallelo a un tot di bit, dopodiché vengono convertiti e diramati per averne un segnale elettrico per ogni riga e per ogni colonna di ognuno dei tre pixel. Per fare questo, come potete vedere sul circuito qua, noterete che questo circuito integrato appunto prende in ingresso questi pochi segnali, dopodiché lui li moltiplica, li vedete qua sotto su questo bus, li moltiplica, ma adesso occhio, saranno una trentina di fili,
questi 30, per cui dai tre fili dei tre componenti seriali RGB, li porta già una trentina paralleli, che poi sono questi 30 che vanno a finire su ognuno di questi piccoli flat. Vedete, questi sono dei cavi flessibili che collegano il circuito elettrico al display LCD. Ma l'altra magia sta proprio in mezzo a questo flat. Questo flat ha queste connessioni che saranno una trentina, una quarantina di fili adesso all'incirca, no? Che di base non basterebbero per far andare tutti i pixel, no? Perché se fossero 40, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30 sarebbero semplicemente 300 questi qua. Mentre invece noi abbiamo bisogno di 1024 per 3 pixel, per cui sarebbero 1024 tre volte. E sono troppo pochi, vanno ancora moltiplexati ancora di più. Per moltiplexarli c'è questo piccolo chip qua, su questo flat cable, che voi vedete come una barrettina nera. In realtà è un pezzo di silicio attaccato a questo circuito, quindi questo è un circuito stampato flessibile con un componente montato sopra. Questo è un pezzo di silicio, di vetro. Se voi se fate così si spezza, vedete, si è spezzato in due, fa crick, c'è dentro, è un die di silicio. E questo monitor quindi non funzionerà più adesso che l'ho spezzato in due. Dove qua entrano i famosi 30 fili e poi lui li dirama in magari 300. Adesso qua non si riescono a percepire, vi farò vedere poi col microscopio, vedrete qua un'immagine dove si vede l'ingrandimento, vedete che sono centinaia di fili che poi arrivano sul cristallo liquido. E questo è per le colonne. Per le righe ci sono gli stessi chip montati qua sul vetro, si vedono poco, ma ce n'è uno qua, uno qui, uno qua e uno qua. E tutte le piste di interconnessione sono fatte nel vetro, cioè proprio nel vetro, se vedete ci sono tutte le pistine che arrivano e vanno poi a comunicare attraverso questo vetro, attraverso che qua sotto ci sono altre piste, tutte nel contorno, vanno a comunicare con la parte elettronica. Sostanzialmente questo circuito non fa altro che da pochi fili tramutarli in tantissimi segnali elettrici che servono appunto per poi andare a stimolare ogni singolo pixel presente su questo pezzo di vetro, che è un LCD, cristallo liquido, che contiene questo polarizzatore. In realtà i cristalli liquidi, più che oscurare, cambiano polarità al segnale visivo. Se non ci fosse un polarizzatore collato qua dietro, che è questo qua attaccato col biadesivo, i display sarebbero trasparenti. Ce n'è anche uno ovviamente davanti, sono due polarizzatori. Quello dietro non so se è un polarizzatore, quello davanti sicuramente è un polarizzatore, quello dietro credo che sia solo un oscurante o un diffusore, infatti è a specchio. Tolti questi due, il pannello LCD, adesso c'è un po' di adesivo qua, però fondamentalmente è trasparente. È trasparente e cambia solo la polarità, e cambiare la polarità non vuol dire cambiare la luminosità o niente, non si vede, non si percepisce a occhio nudo il fatto di aver invertito o modificato la polarità. Però mettendoci poi un polarizzatore davanti, questa cosa diventa visibile. Questo è il polarizzatore. Questa è la magia del cristallo liquido. E va bene. E poi qua si intravedono per bene i pixel, poi dopo anche qua col microscopio vi farò vedere, vi metterò un'immagine mentre parlo, dove si vedono i dettagli di questa roba qua. E niente, interessante appunto vedere che il monitor dentro nasconde davvero tante cose, tanta tecnologia. Ecco, quelli moderni, il pannello LCD è uguale, fondamentalmente. Magari una risoluzione più elevata, una densità più fitta di questi piccoli flat cable, cioè tecnologie magari un po' più moderne, questa ha 10 anni di tecnologia, si è decuplicata la densità di piste sopra questi display, quindi i display sono diventati da 5K e hanno praticamente 5 volte questa risoluzione. Poi niente, la retroilluminazione è fatta semplicemente da un circuitino che avrà uno spessore simile a questo, posto qua dietro con un piccolissimo diffusore e dei LED. Questo fa in modo di poter avere un display che nella sua totalità ha uno spessore poco superiore a questo. Questo per i display LCD illuminati a LED, ma per quelli OLED il display è proprio grosso così. Sarebbe quindi spesso pochi millimetri. Certo, poi serve tutta l'elettronica di controllo, questa non si può farne a meno. Però a parte l'elettronica di controllo, la parte di display, infatti in certi portatili, la parte di display è praticamente poco più spessa di questo vetro che vedete qua. La retroilluminazione a LED è la vera svolta che ha consentito ai display di
passare a un altro livello di qualità, sia per qualità cromatica e sia per qualità visiva e di contrasto e di velocità anche, perché le lampade al neon comunque sono accese in maniera alternata, non fanno la luce continua, quindi andava in conflitto magari anche con la frequenza di aggiornamento dello schermo. La fonte di luce a LED è sicuramente ottima, ha dato veramente una sorta di svolta. L'OLED in realtà è la vera svolta, perché è quella che non necessita di retroilluminazione e il contrasto è sicuramente molto più alto di qualsiasi cristallo liquido, ma è una tecnologia che costa molto di più e quindi per il momento ha ancora senso fare dei buoni pannelli LCD e andare avanti così. Vedremo cosa ci riserva la tecnologia futura su questo tipo di tecnologia. Oggi abbiamo visto la tecnologia di 10-15 anni fa. Diciamo, abbiamo visto un buon livello di generalizzazione di una tecnologia antecedente a quella dei LED. Quando mi capiterà un monitor a LED danneggiato, vedremo magari anche quello e vediamo come è mutata la sua tecnologia rispetto a uno di questi. Comunque questo monitor pesava davvero tipo 10 kg, c'è dentro un sacco di ferro, era blindato. Un po' perché è di marca, ripeto, e poi comunque perché quel pannello di policarbonato pesava 1 kg e passa. Bene ragazzi, dai. Mi sono dilungato fin troppo con questo episodio di Survival Hacking Inside, dove abbiamo visto l'interno di un monitor, diciamo di non nuova tecnologia. Ecco, mi tengo qua in mano quello che è il residuo di questa tecnologia particolarmente antica, che sono questi due tubi fluorescenti, lampade al neon proprio, miniaturizzate, che però si consumano. E quando si sono consumate, il monitor muore e finisce così. Bene amici, dai, per questo video è tutto. Ricordatevi di mettere un like, di condividere il video e di iscrivervi al canale attivando la campanella. Continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!